Un cordiale saluto, benvenuto al nostro appuntamento con l'informazione. Iniziato questa mattina in Corte d'Assise d'Appello a Brescia il processo a carico di Sadiq Chabli, il 59enne marocchino che la notte tra l'11 e il 12 gennaio di 2 anni fa uccise la moglie Nadia Goussouz di 46 anni, soffocandola nel sonno. L'uxoricidio avvenne nella loro casa di Via Lannone, in quartiere Zaista, a Cremona. In primo grado, con rito abbreviato, sono stati inflitti 18 anni di reclusione all'imputato. Una delle due figlie si è costituita parte civile. La Corte d'Appello intanto ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica sull'uomo avanzata dalla difesa e negata in primo grado. Passiamo alla mostra sul genovesino, tempo di bilanci, tirate le somme, 12.455 i visitatori in 4 mesi, ma sentiamo in merito il servizio. 12.455 visitatori in 4 mesi, sono questi i numeri della mostra genovesino, natura e invenzione nella pittura del 600 a Cremona, promossa dal 6 ottobre al 4 febbraio scorsi dalla Pinacoteca nell'ambito delle celebrazioni monteverdiane. 1.516 partecipanti ai concerti, 130 i gruppi organizzati, 73 le scolaresche, oltre 7.800 i cremonesi. Dei restanti, la maggior parte proveniva da Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, dall'Emilia Romagna, ma non sono mancati visitatori dall'Europa, soprattutto dalla Francia, e da oltre Europa, soprattutto dalla Russia. Tra i volti noti che hanno visitato la mostra vi sono la storica dell'arte Nina Gregori, i critici d'arte Vittorio Sgarbi e Flavio Caroli, il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli e l'attore Dario Cantarelli. Ampia la visibilità data alla mostra dalla stampa nazionale, nonché in contesti internazionali quali presso l'ambasciata italiana a Vienna e la Fiera del Turismo di Berlino. L'Avis comunale di Cremona festeggia i suoi 85 anni con un nuovo logo e tante iniziative. Sentiamo il servizio. 85 anni e non dimostrarli davvero. L'Avis comunale di Cremona festeggia il proprio compleanno forte dei propri 5.318 donatori attivi al 31 dicembre scorso e delle 11.485 donazioni effettuate durante il 2017. Molte le iniziative pensate per l'importante traguardo degli 85 anni di vita, tra queste la consegna delle borse di studio il prossimo 25 febbraio, la corsa rosa con un gruppo di podisti avvisini l'11 marzo, numerosi tornei sportivi, la festa della famiglia il 13 maggio con gonfiabili in piazza Stradivari, la giornata mondiale del donatore il 17 giugno, la tradizionale pedalata di settembre, la festa sociale il 7 ottobre con le premiazioni, la del ringraziamento a novembre, l'assemblea dei soci sostenitori e a dicembre il concerto per gli auguri dell'Avis. Per Avis di Cremona è un traguardo importantissimo, è un'associazione che è frutto dell'impegno di tante persone, come si può immaginare, e continua a essere un punto di riferimento per le strutture ospedaliere del territorio e non, perché il sangue dei donatori cremonesi va a compensare anche tante situazioni difficili anche da altre parti. Gli 85 anni vengono festeggiati anche con un nuovo logo. Rappresenta la mano che Avis tende agli altri, ma anche il 5 per 1000 rimanda a ciò che la città fa per l'Avis. L'Avis comunale di Cremona si costituì il 24 ottobre 1933, secondo in Lombardia e quinto a livello nazionale. Da allora, al dicembre scorso, ha effettuato già 486.911 donazioni di sangue. Insomma, un'autentica eccellenza. E allora, buon compleanno, Avis! Passiamo alla cronaca dell'Italia. Perquisiti da squadra mobile dal servizio centrale operativo l'abitazione e lo studio di Roberto De Luca, assessore comunale di Salerno e figlio del governatore della Campania. L'iniziativa rientra nell'inchiesta avviata dalla Procura di Napoli, che ha indagato per corruzione Roberto De Luca dopo un video di fanpage che mostra un finto imprenditore ipotizzare accordi illeciti per un appalto. Altre perquisizioni sono state condotte in contemporanea. Crollo di via Livio Andronico a Roma, iscritti nel registro degli indagati, illegale rappresentante dei proprietari del terreno e illegale rappresentante della società responsabile del cantiere in cui è avvenuto il cedimento. Le auto parcheggiate sono sprofondate per circa 10 metri. Quest'oggi sono riprese le verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici competenti per verificare la stabilità degli edifici vicini e dell'area di lavoro. 22 le famiglie già evacuate, le loro abitazioni restano al momento inagibili.
Ed ora la cronaca dal mondo: una fossa comune con decine di cadaveri è stata ritrovata nella Siria centrale. A riferirlo è stata l'agenzia governativa Sana. Si tratterebbe, secondo informazioni ancora da verificare, di omicidi commessi dall'ISIS nell'area ovest di Iraq, distretto di Ramtan. 644 arresti in meno di due giorni sono stati effettuati invece in Marocco, a Ouija, nel nord del paese, nell'ambito di una ritata antidroga condotta dalla polizia nell'ambito di un programma di lotta alla delinquenza. 91 di coloro che sono finiti in manette erano anche ricercati su mandato internazionale. I blitz hanno permesso di sequestrare 21 kg di hashish, 80 grammi di eroina, 16 pastiglie di droghe sintetiche, 456 bottiglie di alcol di contrabbando, oltre a coltelli, cellulari e a una moto. Lo sport: stasera torna il campionato con la 26esima giornata di Serie B. A partire dalle 20.30 la Cremonese affronta il Bari allo Stadio Zini. Ha recuperato Arini, rimasto fermo per l'influenza, per Rulli in panchina, non disponibile al Mice Paulinho. 3.660 biglietti venduti in prevendita. In questa stagione la Cremonese ha già incontrato due volte il Bari in trasferta, ma ne è sempre uscita sconfitta. Basket: straordinaria vittoria della Vanori nel supplementare in Coppa Italia al Mandela Forum di Firenze, 82-89 contro l'Avellino, il risultato che gli ha regalato la semifinale che verrà disputata domani a Firenze contro il Torino. Sesta medaglia intanto per l'Italia, con l'oro vinto la 22enne bergamasca Michela Moioli nello snowboard cross ai giochi di Pyeongchang. Per il nostro paese si tratta del secondo oro dopo quello di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.